Buongiorno a tutti, oggi vi parlo delle nuove matite Brow Divine di Nabla, che ho avuto modo di averle in anteprima nei scorsi 3 giorni. Sono esattamente 5 colorazioni con i nomi Venus, Mercury, Neptune, Jupiter e Uranus, diciamo in base a dal più chiaro al più scuro, ma c'è, diciamo, Mercury tende un po' più al rosso, mentre gli altri sono sempre un marrone tendenzialmente più freddo. Faccio una piccola premessa, in quanto le sopracciglia sono, diciamo, il punto cruciale del make-up. Si vede se siete truccate bene proprio dalle sopracciglia. Io non amo truccarle troppo perché ho comunque una forma, non dico importante, però diciamo la forma ce l'ho, e quindi a volte giusto, diciamo, vado a riempire nella parte finale le sopracciglia perché non mi piace troppo appesantirle. Voi sapete, se mi seguite, che io uso per le spose, per trucchi un po' più importanti, l'eyeliner in cake, che è questo eyeliner idrosolubile che si usa mescolando, diciamo, un sealer, un fissatore, e si fanno i peletti appunto tra le sopracciglia, in modo che viene un effetto naturalissimo e definito. Però, diciamo, in velocità tendo a utilizzare anche le matite, e poi dipende anche dalla forma che mi trovo davanti. A volte magari c'è una buona forma ma devo solo riempirle. Le matite di Nabla sono identiche a quelle di Anastasia Beverly Hills, veramente sono identiche. Prima di tutto, proprio il packaging è identico. Quelle di Anastasia sono nere, vabbè, hanno questi righini, mentre queste di Nabla sono tutte blu. Entrambe hanno da un lato il cappuccio con la mina e dall'altro lato hanno il pettinino comodissimo per pettinare le sopracciglia. Questa è quella di Anastasia e questa è quella di Neve, di Nabla. Ho trovato delle somiglianze con le due matite che ho di Anastasia Beverly Hills. Ve lo dico perché magari qualcuno già ce l'ha e quindi è meglio che ve lo dico. Venus è identica a Soft Brown di Anastasia e Mercury è identica a Medium Brown di Anastasia, quindi sono uguali. Io oggi ho deciso appunto di riempirle totalmente facendo una forma molto definita, appunto dall'inizio che ho usato il colore più chiaro che Venus, poi ho messo un po' di Mercury, adesso ve la faccio vedere da vicino. Però una cosa importante che ci tenevo a dirvi, che a mio parere c'è un colore che dovrebbe essere ancora più chiaro, ossia Venus per me è già un colore un poco scuro. Ad esempio io ho di MAC un colore per le bionde che si chiama Fling, che non uso tantissimo perché la mina, come vi dicevo prima, è un po' troppo morbida, però come colore è perfetto per le bionde perché ha un tratto molto neutro, non rosso, e veramente ottimo. Altra cosa importante, la professionalità di questa azienda sicuramente si vede dalla scelta dei colori, dovuta sicuramente a Daniele, perché la maggior parte dei colori, come vi dicevo all'inizio, non è tanto rossa ma più un marrone freddo, perché le sopracciglia vanno riempite con colori freddi perché sono i colori delle ombre, e a meno che non ci troviamo ovviamente a una rossa proprio, dobbiamo utilizzare un rosso, però la maggior parte delle persone hanno capelli castani, biondo cenere. Anche le brune comunque devono utilizzare un colore che non sia rossiccio, e purtroppo, ahimè, sul mercato tantissime matite per le sopracciglia virano al rosso. Quindi niente, io vi consiglio queste matite. Sicuramente dovete fare una bella scelta in quanto a colore, però vi dico che se siete chiare dovete utilizzare magari Venus. Mercury tende un po' più al rossiccio, però è sempre un marrone, e anche Neptune è un bellissimo colore che vira sempre al freddo ed è medio, ok? E detto ciò, vi mando un bacione, spero che la recensione, gli swatch, l'applicazione vi sia stata d'aiuto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!